Sembrerebbe si stia sfatando un mito, quello di un'amministrazione che distingue tra centro e periferia, una Bucopoli 2.0. Oggettivamente ho accolto l'invito di Federica a fare questa passeggiata, non immaginando che potesse trovarsi davanti a noi questo genere di scenario. Siamo abituati in questa città a fare le battaglie per il riconoscimento dei diritti, delle tutele nei luoghi che purtroppo spesso sfuggono a un sistema di rispetto, a un sistema di garanzia. Ovvero spessissimo ci siamo ritrovati insieme a raccontarvi i disastri della città, anche dal punto di vista della viabilità, anche dal punto di vista dei marciapiedi. Passando da zone come quella di Borgo Nuovo a quella dello Zenna, a Tommaso Natale, insomma tutte le periferie della città. In realtà Palermo si sviluppa prevalentemente attorno alle sue periferie. Non avrei immaginato invece che proprio nel quadrangolare che investe via Notarbartolo con via Libertà si potesse riscontrare lo stesso livello di abbandono e di disastro. Marciapiedi rotti, mamme con i bambini che fanno gincana, anziani che rischiano di cadere, di rompersi una gamba. Insomma, quindi ringrazio Federica per questa opportunità che ci sta dando. Penso che dovremmo trovare delle ragioni di approfondire questi temi, magari confrontandoci anche con altre città. Quindi facendo anche riferimento ad altre città in cui persone che hanno seriamente delle minorazioni visive gravi, come esempio i non vedenti, a Bologna riescono a muoversi da soli. Qua un non vedente è totalmente impossibilitato a muoversi in quanto è impossibile. Se è grave per me che so camminare, figuratevi per un portatore di handicap camminare in queste condizioni, assolutamente incredibile nella capitale europea della cultura. Non soltanto a Roma le buche, qui Orlando riesce a fare meglio della Raggi. No, qua abbiamo direttamente le piscine e i cantieri aperti sui marciapiedi. E Quindi l'acqua? diciamo che l'acqua pure, le pozzanghere sui marciapiedi. Anzi, siamo fortunati che siamo d'estate, ma se fossimo nel mese delle piogge, come febbraio, come magari anche marzo, dovremmo proprio delle vere e proprie piscine. E potremmo fare il bagno? Assolutamente sì, ci rinfrescheremo pure. Peccato, siamo venuti Eh sì, sbagliati. siamo arrivati troppo tardi. Ci penseremo dopo.